Salve a tutti youtubers, come avrete potuto vedere dal titolo di questo video, oggi vi parlerò di una scoperta riguardante un super buco nero che si trova nella più piccola galassia conosciuta. Quindi, come al solito, andiamo ad analizzare meglio di cosa si tratta. Al centro della più piccola galassia mai osservata si trova un gigantesco buco nero, con una massa pari a 21 milioni di volte quella del Sole. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature, suggerisce che i buchi neri presenti nell'universo potrebbero essere molto più comuni di quanto si pensi. È infatti la prima volta che un buco nero di queste dimensioni viene scoperto al centro di una galassia nana. Ad osservare il buco nero nella galassia chiamata M60UCD1 è stato il gruppo internazionale di astronomi coordinato da Anil Seth dell'Università Americana dello Utah. M60UCD1 è la galassia più piccola e luminosa che conosciamo e al centro ha un buco nero supermassiccio, ha detto Seth. Gli astronomi hanno scoperto il buco nero utilizzando i dati raccolti dal telescopio Gemini Nord dell'osservatorio di Wauna Kea, nell'Hawaii, e quelli del telescopio spaziale Hubble. Secondo i ricercatori, molte altre piccole galassie potrebbero ospitare buchi neri giganteschi. Strutture del genere potrebbero essere ciò che resta di spaventose collisioni fra galassie. Un tempo, ha osservato Seth, la piccola galassia M60UCD1 era molto grande e aveva circa 10 miliardi di stelle. Forse 10 miliardi di anni fa è passata troppo vicino al centro di una galassia ancora più grande che le ha strappato le sue stelle. Distante circa 54 milioni di anni luce dalla Terra, pari a circa 320 miliardi di chilometri, la galassia M60UCD1 ruota attorno ad un'immensa galassia chiamata M60, nel cui centro si trova un buco nero supermassiccio, pari a 4-5 miliardi di volte la massa del nostro Sole, con il quale finirà per fondersi il buco nero della galassia nana. Quindi, per questo video è tutto, spero di essere stato chiaro, spero che la news sia stata interessante. Oggi abbiamo parlato di questa scoperta riguardante questo buco nero supermassiccio che si trova al centro della galassia nana più piccola conosciuta finora, che è M60UCD1. Questa scoperta è sensazionale perché ci aiuta sempre a comprendere l'universo, ci aiuta a comprendere questi corpi celesti misteriosi che sono i buchi neri, che sono corpi che non possiamo vedere direttamente, ma che possiamo solo percepire, che possiamo studiare. Quindi ogni volta che si scopre questi super abitatori cosmici dell'universo, nelle galassie, in questo caso nane, perché questa galassia era nana, quindi si supponeva che 10 miliardi di anni fa forse ha avuto una collisione con un'altra galassia che era ancora più grande di essa, che le ha strappato le sue stelle, perché si pensa che questa galassia un tempo fosse molto molto grande, che forse aveva circa 10 miliardi di stelle, ma che poi le ha perse perché qualcuno magari le ha sottratte. Quindi per questo video è tutto, spero di essere stato chiaro, mettete mi piace al video se volete, ciao belli!